quando sono a casa la cosa fondamentale è l'allenamento, e poi non so, in giro col trattore a coltivare i prati in stalla. Questo è il Michele Boscacci che gli abitanti d'Albosaggia vedono nei giorni comuni. Sono nato praticamente sciarpinista perché quando ero ancora piccolo c'era mio papà che faceva le gare e nel 2001 ha vinto il primo campionato del mondo. Non avevo tanta voglia di far fatica quando ero proprio piccolo. E poi col passare degli anni mi sono un po' più appassionato e mi sono motivato per provare anch'io a fare quello che ha fatto lui in passato. E c'era il nonno che mi accompagnava sul percorso, mi portava a vedere lungo il tracciato e a fare il tifo al papà. Lo sciarpinismo è una disciplina che comunque non ha vincoli, perché la si può praticare in qualsiasi momento della giornata, con qualsiasi persona oppure anche da soli. Quando c'è amicizia e c'è feeling, anche durante le gare, non c'è bisogno di spiegarsi più di tanto, magari anche solo con un gesto, con un'occhiata si riesce ad intendersi. Soprattutto con Robert, visto che è da quando siamo junior che siamo in squadra nazionale assieme, c'è un legame veramente forte. E riuscire a vincere la Pierramenta in team con lui è stato fantastico, perché siamo andati là tante volte per riuscire a, in questa impresa non ce l'abbiamo mai fatta. E quest'anno un po' con tanta fortuna siamo riusciti a vincerla. Ci sono tanti momenti della mia carriera che mi hanno fatto emozionare. Forse il più bello, magari anche perché è uno dei più recenti, è stato all'arrivo della Pierramenta, che ho incrociato tra la gente lo sguardo del nonno e ci siamo abbracciati. Può essere magari solo perché è una cosa appena accaduta, però sicuramente sarà una sensazione che porterò sempre con me.